mio canale, ben ritrovati. Oggi video, come avete letto dal titolo, di prodotti top o flop. E ni, perché sicuramente ci saranno anche tra i vari prodotti promossi o bocciati anche qualche via di mezzo. Allora, calcolate che questi prodotti che vi mostro possono essere prodotti finiti, che quindi avete visto o vedrete nei vari video di prodotti finiti, o anche prodotti che ho ancora in uso ma che mi sono piaciuti o non mi sono piaciuti per niente, di cui appunto vorrei dirvi due o tre cose. Cercherò di essere il più veloce e sintetica possibile perché poi ciò che riguarda cioè i prodotti che meritano una menzione in più li trovate nelle review o in altri video specifici. Quindi questa diciamo che vuole essere un pochettino una carrellata di prodotti del periodo che mi sono piaciuti oppure no. E iniziamo subito. Allora, prima cosa che volevo dirvi, non sono truccata come potete vedere. Ormai credo che siate abituati a vedermi anche in questo stato, quindi anche io non mi faccio più tanti, tanti problemi. L'unica cosa che ho utilizzato sia per rinfrescarmi un attimo, sia perché volevo darmi un po' di luminosità, è un prodottino che ho creato io, se così si può dire, che è questo spray. Allora, ho utilizzato un mini Fix Plus, che quindi già di per sé ha delle proprietà idratanti sul viso, contiene vitamine e aloe ed è un fissante, chiamiamolo così, del make-up, ma che più che fissare, quindi non fa l'effetto lacca, è più un settante, quindi rinfresca, prepara la pelle al make-up e durante la giornata aiuta a rinvigorirlo un pochettino, oltre che a togliere subito dopo il trucco l'effetto polveroso dato dalle varie polveri, cipre e quant'altro. All'interno della, diciamo, della variante classica di Fix Plus, ho aggiunto dei pigmenti luminosi, quindi riflettenti. Ho messo il pigmento vanilla, che è un pigmento chiaro sul bianco molto luminoso, il pigmento copper, che è invece quasi un po' più grosso come tipo di glitter sul bronzato, e il pigmento tan, tutti di MAC, che è anche quello un colore ramato, bronzato, comunque colori terra naturali, belli luminosi, abbronzanti, che danno proprio quest'idea di pelle baciata dal sole. E li ho miscelati all'interno del liquido per creare il mio personale spray illuminante, che riesce a dare un effetto esatto, un po' illuminante, buona salute, non dico baciata dal sole perché comunque struccata, insomma, l'effetto bello del trucco si vede che non c'è, però sicuramente un effetto pelle un pochettino più radiosa, più luminosa. E qualche imperfezione comunque minimizzata visto poi l'effetto riflettente delle particelle all'interno. Quindi così, insomma, ho provato a utilizzare questo, volevo vedere un attimino l'effetto che faceva sulla pelle senza nient'altro. Adesso faccio un po' di prove, poi sicuramente va benissimo utilizzato poi sopra il make-up, sempre il classico uso del Fix Plus, quindi post make-up o pre make-up, con l'aggiunta però di questo sprint dato dai pigmenti all'interno, quindi una cosa facilissima da ricreare che però secondo me è molto, molto carina da utilizzare per l'estate. E quindi vabbè, aperta e chiusa parentesi, scusate. E quello ovviamente è un prodotto top che è creato da me. Poi, altro prodotto top che mi è piaciuto tantissimo, cerco di andare in ordine per tipologie di prodotto se riesco. Allora, prodotto top assolutamente la famosissima Air Food Banana Nutriente di Garnier. La conoscete tutte, quindi non c'è bisogno che mi soffermi a parlarvene più di tanto. Maschera per capelli ottima, con più utilizzi, nel senso che si può utilizzare come balsamo, si può utilizzare come maschera pre-shampoo, si può utilizzare come maschera
maschera classica, si può utilizzare anche sui capelli asciutti come trattamento post shampoo, sia asciutti che bagnati, ma senza risciacquo. Quindi veramente ottima, ottima, ottima. E è sicuramente un prodotto che vi consiglio, è di altissima qualità, un prodotto top assolutamente. Poi, sempre per capelli, altro prodotto top che mi è piaciuto tantissimo, questa è Terminata. È una, sempre una maschera capelli, questa è di pH Bio, quindi è un prodotto biologico, a differenza di Garnier, che comunque ha in quei prodotti un buon INCI, quindi non sono prodotti certificati bio, ma sono comunque ottimi dal punto di vista dell'INCI. Questo invece è proprio un prodotto biologico ed è una maschera per capelli alla canapa. Top, anche questa, super super districante. Una delle cose che io apprezzo di più nelle maschere capelli è ovviamente il risultato finale, sì, di idratazione, di morbidezza, di lucentezza del capello, ma soprattutto la pettinabilità, la districabilità. Quindi quando mi vanno a districare bene i capelli e mi rendono facile il pettinarli, visto che ho i capelli molto lunghi, sicuramente sono prodotti che apprezzo e che amo, e questa mi è piaciuta tantissimo. Non so se riuscirò a ritrovarla perché non ho più visto la linea pH Bio da DM, e io non ho un Lidl vicino, quindi ci vado raramente e insomma, devo vedere se riuscirò a trovarla. Spero di sì, perché questa è veramente ottima. L'unica precisazione, ha un odore un po' forte, ha un odore di canapa un po' forte, abbastanza, cioè, insomma, si sente, quindi a me non dà fastidio, anzi, però potrebbe un pochettino dare fastidio, però per me è prodotto top, assolutamente. Poi, prodotto invece che è un mi, diciamo così, ed è sempre una maschera per capelli, questa qui, di Alverde, anche questo è un prodotto biologico. Questa purtroppo per me non è un top, ma non è neanche un flop. Perché diciamo che non va bene per le mie esigenze, nel senso che questa è una maschera lucentezza, illuminante per capelli, quindi che va a donare lucentezza ai capelli e dovrebbe sì anche un po' districare, ammorbidirli. Per quanto riguarda la lucentezza va benissimo, il problema è che io mi aspettavo qualcosa di più dal punto di vista appunto della districabilità. Mentre soprattutto facendo dei paragoni con le altre che vi ho mostrato prima, sono sicuramente più districanti sui miei capelli e quindi questa, per quel motivo, purtroppo non la boccio perché non sarebbe giusto, perché non si propone come tale, ma proprio un trattamento lucentezza per capelli al limone e all'albicocca. Quindi non mi dice che è un trattamento districante e per questo non sarebbe giusto bocciarla solo perché ho un prodotto che non va incontro alle mie esigenze quando non dovrebbe farlo, ecco, diciamo così. Quindi per me è un ni per questo motivo, nel senso che non è proprio quello che io volevo, ma non è neanche, non si può neanche bocciare, ecco. Comunque è un prodotto anche dal profumo buonissimo, prezzo accettabile, comunque linea biologica, quindi ci sta se è quello che cercate. Siccome non era quello che io cercavo, per me è un. Poi, altro prodotto flop, questo forse il flop più flop di tutti, ed è questa maschera per capelli di Equilibra. La linea è quella all'aloe, quindi sempre idratante. Io non so come mai, ma credo di avere un problema con i prodotti per capelli idratanti perché non riesco a vedere nulla, mi spiace dirlo. E quindi un po' come il balsamo, appunto all'acqua di cocco e aloe, anche questo prodotto con all'interno aloe sui miei capelli non ha fatto assolutamente un buon risultato, anzi diciamo che non ha fatto nulla. Quindi questo per me è un clamoroso flop perché credo che sia la maschera peggiore che io abbia mai provato in vita mia sui miei capelli.
Mi dispiace parecchio anche perché comunque Equilibria è un buon brand, però purtroppo questo prodotto su di me non è andato assolutamente bene. Non ha fatto nulla, cioè io non riuscivo a percepire una differenza tra il prima e il dopo avendola applicata. E sinceramente no, non è una maschera che assolutamente ricomprerei, considerando invece quanto sono state valide e assolutamente funzionali altre che ho provato. Quindi questo no, purtroppo è un flop. Poi dei prodotti per il corpo e poi passiamo al viso. Allora, prodotto top che mi è piaciuto tantissimo è stato questo peeling corpo di Balea. Ovviamente Balea fa dei packaging sempre super carini, che già solo per quello non si possono non amare questi prodotti. Questa tipologia di prodotto a me piace molto perché è un peeling doccia, quindi fondamentalmente un prodotto per lavarsi, ma che all'interno dei micro granuli che aiutano a esfoliare, quindi a rimuovere tutta la pelle morta e insomma, le sporcizie dal nostro corpo, levigando poi anche la pelle. E questo era il profumo di fiori primaverili ed era purtroppo una limited edition, tant'è che infatti io non l'ho più ritrovato. Ed è un prodotto che purtroppo non si trova sempre, quindi se lo volete provare quando lo vedete da DM prendetelo perché potrebbe essere che poi non lo trovate più, come è stato nel mio caso, che non sono più riuscita a trovarlo e raramente comunque li trovo purtroppo questi peeling doccia, però sono veramente prodotti che a me piacciono molto perché appunto oltre a detergere la pelle, questi microgranuli rimuovono appunto l'impurità rendendo la pelle liscissima. Non dà fastidio, nel senso che comunque sono microgranuli piccoli, quindi non è come uno scrub bello scrubbante, ma una cosa le più leggera che quindi potete usare tranquillamente anche nelle parti del corpo più delicate e potete usarlo tranquillamente per la detersione quotidiana, quindi non è aggressivo come uno scrub che quindi magari lo andate ad alternare, non lo utilizzate sempre o non lo utilizzate su tutto il corpo. Questo potete utilizzarlo tranquillamente su tutto il corpo. Mi è piaciuto. Ovviamente un effetto peeling leggero, quindi si sente, ma non è fastidioso ed non è neanche troppo appunto aggressivo. Una tipologia di prodotto che comunque mi è piaciuta, ecco, quindi sicuramente un prodotto che vi consiglio. Poi costano pochissimo perché sarà costato 1 euro qualcosa. Scusate. Quindi sicuramente vale la pena di provarlo, secondo me. E sì, ottimo, 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 lo riacquisterei sicuramente. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto molto, devo dire, finito anche questo, è un olio per il corpo, un po' tutto zozzo, poverino, vabbè, ed è della linea Natura Bella Baby, che è praticamente una linea di Pierpaoli, che fa anche altri prodotti, un'azienda comunque italiana, genovese se non sbaglio, Senigallia. E questo è un prodotto certificato ICEA e vegan ed è pensato per appunto i bambini, quindi per la pulizia e l'idratazione dei bambini. Ovviamente biologico, quindi super sicuro. Packaging adatto ovviamente al caso, quindi comunque un po' per bambini, ma è molto molto carino. Mi piace anche comunque il packaging in plastica, quindi a rischio di urti, di spaccatura e un po' così ergonomico, quindi un packaging comunque funzionale, ecco, senza troppi fronzoli, però funzionale. E può essere utilizzato per la pulizia del corpo del bebè. E anche appunto per il massaggio. Nonostante sia un prodotto per bambini, io l'ho utilizzato con grandissimo piacere su di me, sul mio corpo. Lo tenevo direttamente nella doccia e una volta finito insomma di lavarmi, prima di uscire andavo ad applicarlo su tutto il corpo. Un profumo molto delicato, una vera coccola, un prezzo bassissimo perché per 250 ml è costato 2-3 euro, quindi sicuramente un ottimo prezzo, un inci di tutto rispetto, comunque testato dermatologicamente per pelli sensibili,
tutti i valori di nickel, cromo, cobalto sotto ai valori previsti, insomma, per legge, non contiene PEG, paraffina, siliconi, quindi diciamo che essendo poi un prodotto per bambini, è super curato e quindi diciamo che se va bene per loro, a maggior ragione poi va bene anche per me, però non può che essere eccezionale. E veramente anche il prezzo ottimo, ottimo, ottimo. Sicuramente è un prodotto che potrei riacquistare. Io questo l'avevo acquistato da Eurospin. Sì, da Eurospin, potete reperirlo da Eurospin. E non so dove altro, sinceramente. Però ecco, sì, un prodotto che devo dire che mi è piaciuto e che riacquisterei, sì. Poi, passando al viso, allora, due maschere viso che mi sono piaciute tantissimo, quindi tutte e due top, diciamo. E sono la maschera di Balea, questa qui all'avocado e miele, super idratante e nutriente, rigenerante, con estratto di miele e olio di avocado. Sarebbe per una pelle normale o secca, io invece ho una pelle normale mista, ma devo dire che mi sono trovata benissimo. L'ho utilizzata più d'inverno, quindi nei momenti in cui sentivo che avevo la pelle un pochettino più esigente dal punto di vista sia dell'idratazione che della cura, nel senso che magari sbalzi di temperature caldo-freddo la facevano un pochettino soffrire, lo struccaggio, togli, metti, trucco, strucca, quindi si arrossava un po', quindi quando la sentivo un pochettino stressata, che aveva bisogno di una coccola, questa era sicuramente la maschera che andavo a utilizzare e mi è piaciuta tantissimo, tant'è che anche questa comprata e ricomprata. Ed è un prodotto che sicuramente vi consiglio, provatele se non le avete mai provate, queste mascherine di Balea, tra l'altro a un prezzo veramente modico perché vengono 1 euro e qualcosa, 1,50 euro circa, e quindi è comunque una delle maschere sul mercato più economiche che possiamo trovare, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Allo stesso modo super apprezzata anche la più famosa Hydra Bomb di Garnier, questa qui quella con il melograno. Con l'immagine del melograno qui è una di quelle che mi è piaciuta di più. Ne ho provate diverse, però devo dire che questa, con questa ho trovato i migliori benefici sulla mia pelle. Io le tengo sempre in posa anche più di 15 minuti indicati, quindi anche mezz'ora, quasi le faccio proprio asciugare. Le utilizzo sempre 2 volte, quindi hanno talmente tanto liquido all'interno che comunque mi permettono di essere, anche se non è molto igienico, però vaffanculo, l'ho usata io, quindi. Scusate la parola, mi è uscita così. Non fa nulla, nel senso che comunque la faccio a viso pulito la maschera, quindi poi la tolgo, la rimetto all'interno della confezione e la vado a riutilizzare una seconda volta perché c'è talmente tanto liquido all'interno che mi basta appunto per 2 applicazioni. Se invece non faccio così, vado comunque a togliere tutto il liquido all'interno ed utilizzarlo poi a fine maschera come siero. Però super super imbevute, belle maschere che comunque rimangono, non colano, non scendono, piacevoli da utilizzare. Io ecco, le utilizzo un po' di più d'estate, a dire la verità, in generale le maschere in tessuto perché sono belle rinfrescanti, mentre d'inverno magari prediligo quelle in crema e appunto alcune volte alcune più specifiche che trovo più adatte d'inverno, ma poi dipende da come mi gira anche. Comunque sicuramente un ottimo effetto di pelle molto più liscia, rassodata e idratata, quindi ottima. Anche queste non hanno un prezzo altissimo, ma io le compro sempre quando le trovo in offerta e solo in offerta. Perché comunque si trovano, sono super reperibili, le potete trovare un po' ovunque, anche nei supermercati, quindi quando vedo che magari io di solito all'iper sono lì, magari vado in pausa al lavoro, se vedo che è in offerta, che c'è qualche offerta, butto l'occhio e le acquisto, se no le lascio lì e aspetto perché tanto sono piena comunque di maschere, però se non avete mai provato una maschera in tessuto e volete qualcosa di super reperibile, queste sicuramente ne vale la pena. Poi, allora, finita una schiuma detergente, questa è di Himalaya, che è un brand che devo dire avevo un pochettino sottovalutato, nel senso che lo vedevo da acqua e sapone, lo vedevo in giro, dicevo ma
Non lo so, però ho acquistato alcune referenze, alcune maschere, alcuni prodottini e devo dire che mi sono trovata bene con tutti. Questa mi è piaciuta molto, è una mousse detergente al neem, che è un'erba purificante, quindi l'ho presa appunto perché è indicata per pelli normali, grasse, miste grasse, perché dovrebbe appunto essere un po' purificante. Ed effettivamente andava a pulire benissimo la pelle, a sgrassarla, ma non troppo. Però la sentivo subito dopo l'utilizzo molto più asciutta, più un tirato giusto, ecco, nel senso che poi appena mettevo la crema, l'effetto tiraggio, che non era un tiraggio, perché sennò mi esprimo male, una sensazione comunque di anche di pori più richiusi, di sporcizia del viso completamente eliminata, quindi un effetto di purificazione del viso e della pelle che effettivamente questa mousse mi dava. Sono 150 ml, pagata non ricordo quanto, comunque poco in offerta, al massimo forse 3 euro, una cosa del genere. Quindi sicuramente anche questo è un prodotto che mi è piaciuto. Secondo me è particolarmente adatto appunto alle pelli un pochettino più grasse. No, sulle pelli secche, nel senso che secondo me se io ho avvertito questa sensazione, una pelle secca forse invece potrebbe risentirne, potrebbe andare a seccare magari un po' troppo. Stiamo comunque parlando di un prodotto detergente, quindi poi ci si riapplica la propria crema e tutto, e l'effetto, non, finisce lì, ecco. Devo dire che mi è piaciuta, quindi è un prodotto che potrei consigliarvi assolutamente. Io non la riacquisterei al momento, ma semplicemente perché ho tante mousse in casa da utilizzare. E quindi, insomma, prima devo terminare le altre, poi mi piace cambiare, quindi faccio un po' ruotare tutti i prodotti, però sicuramente non escludo di ricomprarla se dovessi trovarla in offerta, perché era un prodotto che comunque mi era piaciuto. E devo dire che in generale Himalaya come brand lo sto un pochettino rivalutando, perché l'avevo proprio un po' sottovalutato come una marca così che fa prodotti proprio di un po' così, no? Un po' senza infamia, senza lode. Mentre devo dire che in realtà questo prodotto mi è piaciuto, ho provato anche una maschera che mi è piaciuta, uno scrub che mi è piaciuto, in monodose, che purtroppo non ho qui perché era una monodose e ne avevo in doccia, si è schiacciata tutta e quindi non sono riuscita a conservarla, ecco. Però anche quello prodotto comunque che mi è piaciuto. Quindi nel complesso non posso che parlare bene di questo brand e sì, io ve la consiglio e appunto potrei riacquistarla. Poi, un detergente che invece non mi è piaciuto e per me è un flop, categoria completamente diversa, nel senso che questo è più per pelli secche. Ovviamente anche se ho una pelle mista, vado a cercare di bilanciare un pochettino gli utilizzi di tutti i prodotti, perché non va bene neanche andare a sgrassare troppo la propria pelle, perché sennò va a finire che se uso tutti i prodotti sgrassanti, 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 mi fa l'effetto contrario, mi butta fuori tutto e quindi mi vengono più imperfezioni, la mia pelle diventa più brutta e l'ho già visto quando comunque avevo la fissa di andare a eliminare quelle poche imperfezioni che avevo sul viso, mi sono resa conto che in realtà andavo a peggiorare la situazione e la mia pelle ha bisogno anche di idratazione e anche di nutrimento, nonostante produca tanto, un po' più di olio, diciamo, rispetto a di sebo, rispetto a una pelle secca. Però vedo che se vado solo in una direzione non va bene. Devo un pochettino equilibrare. Sicuramente usare tutti i prodotti per pelli secche no, ma ogni tanto qualche prodotto più indicato per le pelli più secche sì, perché comunque mi va a dare idratazione e nutrimento e a lenire la mia pelle, e quindi vado a compensare un pochettino rispetto all'utilizzo invece di prodotti più sgrassanti come questo. Questo è un detergente viso con puro olio nutriente di karité. È un cosmetico di origine vegetale certificato per tutti i tipi di pelle, dei provenzali che ovviamente è famosissimo, ma ovviamente questo non è un prodotto biologico perché come vedete non ha altri tipi di certificazione, ha solo questo bollino che dice cosmetico vegetale certificato, che
che non so bene, non lo so che cosa voglia dire di preciso. Comunque, ecco, un buon inci, nel senso che comunque ha un buon inci, ma con materie prime di origine vegetale, sì, insomma, non è male. Ha una consistenza appunto un po' cremosa, oleosa appunto, e dice che dopo il risciacquo lascia la pelle, sulla pelle una piacevole sensazione di vellutato benessere. Allora, sì, ma l'ho trovato poco efficace, nel senso che la maggior parte dei detergenti comunque a me rimuovono anche il trucco, cioè se io utilizzavo questa anche sugli occhi comunque riusciva a rimuovermi le ultime tracce magari di make-up. Questo no, non, secondo me non è un buon detergente proprio dal punto di vista della detersione anche della pelle, nel senso che poi io passavo nella doccia, questo lo tenevo in doccia, ho un panno struccante di quelli fatti tipo guantino che si infilano, che vanno utilizzati anche da soli anche senza prodotto. E dopo che io utilizzavo questo, andavo, diciamo, a ripassare il guantino e il guantino risultava ancora sporco di fondotinta, insomma, di prodotto che io avevo sul viso. Ciò vuol dire che questo non aveva deterso bene. Un odore un po' particolare che non mi ha sconfinferato più di tanto, nel senso che sapeva tanto di sapone, quindi un odore per me sgradevole, nel senso sa proprio di sapone, e quindi una sensazione anche sgradevole nell'utilizzo, nel senso che appena magari mi entrava un po' in bocca o nel naso, mi dava proprio fastidio e non era piacevole utilizzarlo da nessun punto di vista, perché scivolava molto acquosa, non faceva schiuma. E l'idea era che sì, lasciava la pelle più morbida e più idratata, perché comunque a base un po' oleosa, ma proprio questo fatto mi dava l'idea di avere ancora la pelle sporca, non so come dirvi, non, insomma, un prodotto che non mi ha fatto impazzire proprio per niente. In più, confezione piccola da 100 ml. Che non vedevo l'ora di finire, mi si è rotto l'erogatore dopo pochissimo, non usciva più prodotto da qui e quindi avevo dovuto svitarlo e lo utilizzavo versandolo ogni volta, quindi anche spreco di prodotto, insomma un flop credo da tutti i punti di vista, non lo so, io non mi sono trovata bene, non andavo, no, non mi ha fatto proprio per niente impazzire questo prodotto e quindi io lo boccio e non lo riacquisterò sicuramente. Poi un altro prodotto flop per me è questo detergente viso, in realtà è anche per mani, questa base lavante eudermica di Most, che non mi ha fatto impazzire perché, allora, è una crema, quindi io credo di non essere tipa da crema detergente, così come non mi fanno impazzire i latte detergenti, neanche la crema detergente, io sono più per i gel o per le mousse. E ho appurato ciò. Vabbè, a parte questo, che è un gusto personale soggettivo, non schiumogena effettivamente è vero, e anche lì io invece sono più da schiuma, quello che mi lava mi deve fare schiuma, questo ovunque, che sia nei capelli, che sia il viso, che sia il corpo, ho bisogno di qualcosa che mi dia l'idea di essermi lavata e la schiuma mi dà quell'idea. E faccio un po' fatica a staccarmi da questo, sono sincera. Però, insomma, non è neanche questo il problema. Ad alta risciacquabilità, anche questo è vero, ma cosa significa? Semplicemente che basta pochissimo e il prodotto scivola via. Quindi non fate tempo a lavarvi la faccia, che come vi mettete sotto l'acqua non avete più nulla. Quindi anche nell'utilizzo del prodotto in sé io l'ho trovato scomodo, mi sembrava proprio di non riuscire neanche a lavarmici, perché come lo mettevo avevo le mani un po' bagnate, è come se non aderisse al mio viso, ma già in automatico se ne andava. E quindi non lo so, non mi è piaciuto. Sicuramente super delicato, quindi adatto a lavaggi frequenti, lavaggi di pelli sensibili, quindi quello sicuramente sì. Però per il mio gusto personale, un prodotto che non mi ha per niente entusiasmato, così come non mi ha entusiasmato quell'altro detergente dei provenzali. Purtroppo non.
È proprio una crema detergente non schiumogena e ad alta risciacquabilità. Sì, è vero, ma non sono caratteristiche che fanno per me, diciamo così. Dice che appunto è suggerita per lavaggi frequenti e ci credo perché fa poco niente. Per pelli delicate, sicuramente, o in condizioni patologiche. Ecco, sì, se avete magari effettivamente situazioni particolari del viso con infiammazioni, cisti, piuttosto che un'acne molto brutta e dovete stare attenti comunque a che cosa utilizzate sul viso e con cosa vi lavate perché dovete essere più delicati possibili, probabilmente sì, andrebbe benissimo. Per il mio caso, le mie esigenze, non mi ha colpito, non mi ha preso il cuore, non, no. E dice che è utile per i lavaggi frequenti delle mani e per lo strucco. Ecco, no, anche lì come struccante non mi è piaciuto, non mi soddisfava. Quindi questo, purtroppo, anche lui è un prodotto flop per quanto mi riguarda e che non riacquisterei. Poi mi sono piaciuti invece, e quindi li riacquisterei sicuramente, questi patchocchi di seta blu. Sono 6 patch, quindi 3 diciamo confezioni per i due occhi, in hydrogel, pelle tonica e compatta, lifting anti-rughe. Ovviamente non fanno i miracoli, ma devo dire che per il prezzo che hanno mi sono trovata molto bene. Hanno un effetto un po' fresco nell'applicazione, che è una cosa che mi piace. Contengono vitamina E, collagene e acido ialuronico e devo dire che appunto per meno di 2 euro 3 confezioni è un prezzo che ci sta e l'effetto mi è piaciuto perché comunque subito dopo la zona era veramente liftata, bella fresca, mi sentivo uno sguardo proprio più fresco, più nutrito e più giovane. Magari è un effetto insomma di testa, però perché miracoli anche questi non li fanno come niente, devo dire che però mi sono piaciuti, quindi questi li riacquisterei tranquillamente e mi stanno piacendo. Mi rimane una confezione sola e poi sono finiti. Poi, finito invece un idrolato di rosa della Saponaria. Allora, questo io lo metto non nei flop perché in realtà mi è piaciuto, ma è un ni perché secondo me si può trovare un pochettino di meglio. Diciamo che l'idrolato di rosa fondamentalmente è acqua di rose. Di rosa e si può trovare un pochettino ovunque, diciamo. Quindi, considerando il rapporto quantità-prezzo, questo secondo me non vale così tanto la pena perché sono 100 ml e costa sui 3,50 euro. In commercio sono sicuramente reperibili acque di rose, quindi con le stesse caratteristiche. Ha un prezzo un po' più basso, quindi credo che sia l'unico, cioè non è che non mi è piaciuto questo, per carità, anche se devo dire che gli effetti sono veramente veramente blandi, cioè è proprio un'acqua molto molto delicata. Io preferisco l'effetto dell'olio della rosa piuttosto che dell'idrolato, però è una tipologia di prodotto che comunque mi piace. Bella idratante e illuminante anche come effetto, sempre blando, quindi ovviamente non mi aspettate di metterlo e di brillare perché quello no. Però rimane secondo me un ni perché appunto secondo me c'è anche altro, quindi un prodotto che io non ricomprerei perché prima di riacquistare questo credo che dovrò testare tutte le altre idrolati di rose, acque di rose che ci sono in giro anche appunto a prezzi più bassi. Quindi per questo motivo non lo boccio perché non ha nulla per cui essere diciamo bocciato, però mi aspettavo qualcosina di più e in più ecco la questione prezzo per me è comunque fondamentale e quindi rimane un ni. Poi, un prodotto invece top che mi è piaciuto, considerando proprio anche il prezzo, è quest'acqua micellare biologica di Fiori di Magnolia ed è questa linea, cioè hanno fatto tutta una linea bio, di cui poi magari vi parlerò più nel dettaglio, certificata appunto ICEA, spero che si vede perché come al solito qua la luce, ecco qui. Con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena.
Allora, mi è piaciuta molto perché ha un piccolissimo prezzo anche questa di 2 euro o 2,99, quindi più o meno, comunque meno di 3 euro per 200 ml. Per un prodotto comunque biologico certificato con tutta una serie di estratti che secondo me valgono la pena. Vale la pena secondo me provarla perché è veramente un piccolissimo prezzo. Ma una grande gioia, comunque a me è piaciuto utilizzarla sia sul viso che sugli occhi, non mi brucia gli occhi, quindi già questa è una cosa che me la fa adorare. È stato un piacere, ecco, quindi rispetto ad altri prodotti io vado anche molto a sensazione quando poi mi esprimo, ma credo che sia così per chiunque. Questo mi ha dato delle sensazioni positive, sono stata contenta di averlo tra le mie mani, di averlo acquistato, di averlo usato e di averlo anche ricomprata. Mentre per altri non è scattata questa cosa, tutto lì, cioè non è che l'idrolato di rosa della Saponaria fa schifo ed è un flop perché fa schifo, no, assolutamente, è un prodotto comunque ottimo, ma per tutta una serie di cose, per delle caratteristiche che ha e per delle sensazioni mie, personali. Non mi ha lasciato chissà che, mentre sinceramente questo invece è un prodotto che vi posso dire, sì, a me è piaciuto, ve lo consiglio e quindi per me, soprattutto per il prezzo che ha, è un prodotto top. Ultimi due prodottini e ho detto che non c'erano tanti flop, ma in realtà qualcosa c'è e questi due sono entrambi due flop assoluti per me e mi dispiace molto perché sono entrambi due prodotti biologici. Allora, il primo è questo struccante bifasico di Alverde. Mi dispiace molto bocciare prodotti Alverde, perché comunque sono prodotti anche molto buoni, ovviamente dal punto di vista dell'INCI, in quanto certificati, e anche con un prezzo comunque ragionevole. E quindi è tutta una linea in generale Alverde che comunque a me piace molto, ho provato diverse referenze e quindi comunque mi dispiace sempre quando c'è qualcosa di un brand a cui sono un po' affezionata che non mi piace, ecco, diciamo così. Questo purtroppo, famosissimo tra l'altro, acquistato da chiunque, quindi anche io le prime volte quando poi sono andata al DM e mi sono approcciata a questo mondo, ovviamente ho acquistato questo, consigliato da tutti. Purtroppo io non so come faccia a piacere alla gente questo prodotto perché su di me è terrificante, cioè io non riesco a utilizzarlo. È uno struccante bifasico per occhi e purtroppo a me brucia di maledetto gli occhi. Qua vabbè è tutto venuto via perché appunto è mezzo oleoso, era proprio appunto bifasico, quindi le scritte dietro purtroppo si sono cancellate e non posso leggervi che cosa c'era dentro e quant'altro. Ma vi basterà sapere che brucia. Quindi io veramente faccio un appello a tutte quelle a cui piace questo prodotto, spiegatemi come fate a utilizzarlo. Io non ne riesco. Cioè dovrebbe essere uno struccante occhi e a me brucia gli occhi, ma terribilmente. Quindi l'ho sfruttato utilizzandolo in realtà sul viso, lasciando perdere appunto gli occhi. E niente, ho cercato di finirlo in qualche modo, ma con grande, 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 grande fatica. È comodo il formato perché è piccino, però tra l'altro il prezzo sono 2,99 euro per 100 ml, quindi costa tanto quanto questo, che però è il doppio. Capite bene che questo, entrambi biologici, questa vabbè è un'acqua micellare, quindi è un'altra cosa, però mi strucca bene il viso, occhi non mi brucia e ha comunque un sacco di estratti. E più mi lascia una pelle bella, bella liscia e non oleosa. Questo era oleoso, lasciava dei residui oleosi che a me non piacevano. Non mi struccava bene, o quantomeno non è che non mi struccava bene, ma non riuscivo proprio a struccarmi da tanto mi bruciava gli occhi. E in più è allo stesso prezzo ed è la metà. Quindi capite bene che per me questo è purtroppo un assoluto flop. Mi dispiace, ma è così. Un altro flop, e addirittura. Questa crema credo di abbandonarla perché non ne posso più. È questa crema viso biologica di Omia Laboratoire. Allora, a me in generale i prodotti Omia piacciono, li ho acquistati e riacquistati più volte. Sono comunque prodotti ottimi sia per il prezzo che per l'INCI, perché comunque la maggior parte sono certificati, così come questa crema che come vedete è certificata ICEA. Ma purtroppo non mi è piaciuta. Antilucidità, idratante, equilibrante con aloe vera.
A me questa non è piaciuta perché faceva i pallini, quindi una crema troppo, nonostante dovrebbe essere equilibrante e anti-lucidità, quindi una crema che io pensavo adatta alla mia tipologia di pelle, l'ho trovata troppo pesante e non mi si assorbiva, faceva fatica ad assorbirla al mio viso. E inoltre dovevo stare attenta a con quali prodotti andavo a utilizzarla in combo, quindi con che siero prima. E quanto ne applicavo anche, perché se ne mettevo quell'attimino di più, o se appunto prima non avevo messo un prodotto che gli andava a genio, rischiava appunto di farmi pallini. Quindi non so se avete presente quella brutta sensazione che quando vi passate la mano sul viso sentite come effetto pelle morta, ma in realtà non è la vostra pelle, è la crema che non è stata assorbita e che fa appunto questo brutto effetto sul viso. Cioè no, terribile, terribile. Ed è un vero peccato perché appunto questi prodotti costano pochino, sono 75 ml, quindi un formato anche più grande tra l'altro delle creme tradizionali, per quello che io ho fatto stra fatica a finirla, perché non mi piaceva, in più era enorme e infatti l'ho riutilizzata in altri modi perché come crema sul viso non riuscivo a sfruttarla, ma ce n'è dentro ancora, sì, po poca, ma ce n'è dentro ancora un pochino, ma basta, la vado a cestinare perché... A parte che è aperta da più di 6 mesi e poi non riesco proprio a sfruttarla, a utilizzarla. È un peccato perché appunto è un prodotto biologico con un prezzo piccolo, mi aspettavo qualcosina di più e invece mi ha lasciato proprio insoddisfatta. Questione diversa invece vale per il suo siero. Il suo siero per esempio mi è piaciuto molto, infatti io lo utilizzavo all'inizio anche in combo e all'inizio infatti ero tentata di bocciare anche il siero, perché non capivo quale dei due mi dava il problema. In realtà poi il siero utilizzato da solo è un prodotto ottimo e che mi è piaciuto e che ho pure riacquistato. Mentre appunto questa provata e riprovata con altri sieri sotto da sola, l'unica maniera in cui riuscivo a tollerarla è proprio mettendone poca poca poca, proprio un puntino qui, un puntino qui, un puntino qui e quasi non mettendola praticamente, quello è stato l'unico modo in cui la mia pelle è riuscita a tollerarla e a evitare appunto quell'effetto pallino. Quindi questa purtroppo è un grossissimo flop per quanto mi riguarda. E questo è tutto per oggi. Se avete provato qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere voi come vi siete trovate. Ecco, prima di chiudere, l'utilizzo alternativo che ho fatto di questa crema, che magari può esservi utile. L'ho utilizzata come crema depilatoria, quindi praticamente sulle gambe, o dove dovete depilarvi, quindi l'ho stesa in modo anche grossolano sulle gambe e poi l'ho utilizzata proprio come crema depilatoria. Quindi poi col rasoio sono andata a depilarmi, ho sciacquato e via. Quindi semplicemente per andare a creare la parte umettante per far sì che il rasoio non vi scartavetri le gambe. E così è stata normale, cioè nel senso è andata bene. Quindi l'ho utilizzata così. Oppure mischiata con le maschere in argilla, quindi mi è capitato di utilizzarla proprio per fare una maschera purificante di quelle appunto che vai a creare tu e quindi ho unito anziché un idrolato o l'acqua all'argilla, gli ho unito la crema, quindi ho creato io una consistenza cremosa, una pappettina che poi mi sono andata a spalmare sul viso. Andandola poi a sciacquare, non ho avuto il problema di pallini o altro perché in realtà avevo creato un'altra consistenza da mettere uno strato abbondante sul viso, ma che poi andavo a rimuovere, a risciacquare. Quindi in quel caso è andata bene, ecco. Quindi ho cercato di sfruttarla in questa maniera qui. Se voi conoscete altri metodi per sfruttare delle creme o dei prodotti che non vi piacciono, che non riuscite insomma a finire di consumare, fatemelo sapere perché è un argomento che mi interessa. Scrivetemi magari giù sotto nei commenti e appunto fatemi sapere questi prodotti se li avete provati e cosa ne pensate voi. Per oggi è tutto, io vi mando un bacione. Ciao ciao, al prossimo video!